Siamo in un paradiso terrestre chiamato Cala Liberotto, centro del Golfo di Orosei, non proprio centro del Golfo di Orosei, ma Golfo di Orosei, spiagge selvatiche, paradisiache, assieme a spiagge piene di ombrelloni e balli di gruppo, tipo danza kuduro, ma ovviamente non a quest'ora, perché si dà il caso che sia sera. Scogli su scogli, quasi da Indiana Pips. Gommoni su gommoni, canoe su canoe. Qui abbiamo la punta di Cala Ginepro. E in fondo, lo so che l'Android non riprende una minchia per categoria, ma lì in fondo c'è Punta Nera, una sorta di vulcano seccato, se si può, no, non è per niente un vulcano, ma un insieme di rocce nere molto bello, che ovviamente una volta erano insomma vulcaniche. E niente, questa è casa mia e questa è la casa dei cormorani, ogni tanto si fanno qualche bagnetto. È importante precisare che la vera Sardegna è questa e non sono affatto le discoteche di Porto Cervo, quelle sono solo luride tamarrate costruite sopra. La vera Sardegna sono i giri in gommone alle 12 del mattino, qui con l'acqua che ti schizza. Sono vedere i cormorani che nuotano, vedere il fondale spettacolare. Sentire queste onde, su onde. Questo è chiamato lo spiaggione. Poi c'è una serie di scogli esattamente come questi, proprio a chilometro zero, eh? E lì in fondo la spiaggia penso più lunga che sia mai esistita nella storia delle spiagge, quella dove si balla danza kuduro, e Cala Ginepro. Di danza kuduro la ballano solo le tortore.